Io sono Roberto Adda, sono il titolare dell'azienda agricola La Cascinassa di Pavone Canavese. La nostra azienda opera dal 2010 e nasce dalla volontà mia e di mia sorella Morena di andare avanti con l'attività che era dei miei nonni. Quindi esisteva già un'azienda precedente che era quella dei miei nonni, che si occupava principalmente dell'allevamento di vacche piemontesi. A questo abbiamo aggiunto, ci siamo ritagliati il nostro angolo, diciamo, di lavoro, di soddisfazione personale, e abbiamo iniziato allevando alcune decine di capre camosciate delle Alpi. Adesso abbiamo circa 30 capre in mungitura e altrettante giovani leve che stanno crescendo. Da 10 anni facciamo formaggi di capra a latte crudo nel nostro caseificio aziendale con relativo punto vendita in Cascina. Abbiamo fatto sia io che mia sorella la scuola agraria ad Aosta e siamo stati in stage in Francia e in Canada, soprattutto in Francia, dove abbiamo potuto sperimentare i formaggi di caprini francesi e dove abbiamo imparato entrambi quelle che erano un po' le tecniche per la trasformazione. Negli anni si è aggiunta in corsa anche mia moglie, che circa una decina di anni fa ho conosciuto, e anche lei si è inserita in azienda. Abbiamo aperto la prima agri-pasticceria d'Italia e quindi lei con il nostro latte e le uova, la farina che produciamo, fa dolci, soprattutto torte da matrimonio, che consegniamo in tutto il Piemonte. I nostri formaggi di capra sono a latte crudo, li facciamo giornalmente, li produciamo, facciamo due lavorazioni, una al mattino e una alla sera, e la particolarità è che li facciamo solo nel periodo primaverile-estivo, perché le capre sono stagionali, quindi le capre non hanno latte tutto l'anno, partoriscono tutte insieme verso il mese di fine gennaio-inizio febbraio, e a questo punto iniziamo la mungitura, diamo il latte ai capretti fino a Pasqua, da Pasqua in poi invece utilizziamo il latte per la lavorazione. Per cui il nostro laboratorio funziona da Pasqua fino ai Santi con la produzione di formaggi freschi tutti i giorni, che nel periodo estivo facciamo stagionare in cantina, e nel periodo invernale invece produciamo nello stesso laboratorio salumi con i nostri maiali, anche con le capre e anche con i bovini, facciamo mocette e altri tipi di salumi classici tipici della zona. A questo negli anni abbiamo aggiunto anche la produzione di pacchi famiglia di carne da 5 ai 10 kg che facciamo sempre nel periodo invernale e consegniamo qua direttamente in azienda su prenotazione una volta al mese. Noi vendiamo principalmente qua in azienda direttamente dal produttore al consumatore. Dal 2020 avevamo già pensato prima della pandemia all'e-commerce e quindi avevamo già il progetto più o meno strutturato, gli abbiamo dato una bella spinta durante il periodo di pandemia, per cui dall'anno scorso, da quest'autunno, consegniamo noi in zona, prenotando dal sito. Possono venire a ritirare qua da noi in azienda quello che hanno prenotato sul sito, oppure se è più lontano di un tot di chilometri facciamo consegnare dal nostro corriere di fiducia. E consegniamo ovviamente non i formaggi freschi tipo i tomini o gli insta cheese o i primi sale, ma i formaggi semistagionati e stagionati, insieme a tutta un'altra gamma di prodotti che sono appunto i biscotti che produce mia moglie nella agri-pasticceria, i salumi che produciamo noi e anche i prodotti di cosmesi, perché abbiamo fatto da 2 anni una linea di cosmesi fatta con latte di capra e abbiamo 5 prodotti, bagno doccia, latte detergente, crema viso eccetera eccetera, che vengono prodotti da un laboratorio di fiducia con la nostra materia prima. Abbiamo anche una serie di ristoranti sia su Torino che nella zona, quindi Ivrea, Caluso, la zona limitrofa qua del Canavese, che utilizzano i nostri prodotti, principalmente acquistano i nostri formaggi e anche i salumi. Abbiamo anche alcune gastronomie, alcune eccellenze, tra l'altro anche maestri del gusto, che fanno uso dei nostri prodotti, che li vendono nei loro punti vendita, sia su Torino che su Ciriè che su Ivrea. I formaggi abbiamo, il nostro cavallo di battaglia, diciamo, che è il tomino classico canavesano, che è un formaggio fresco a pasta lattica, è una cagliata lattica che viene consumato fresco nel giro di pochi giorni, circa una settimana, e lo produciamo tutti i giorni, principalmente la sera, e mettiamo il latte a caglio della sera e il mattino dopo tiriamo fuori la cagliata che si è trasformata in tomino, lo facciamo asciugare, il giorno dopo è pronto per essere salato e venduto. Con questa base abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo fatto questi bignè di capra che vengono insaporiti con varie spezie ed erbe anche raccolte da noi,
sono molto caratteristici della nostra azienda e sono molto adatti a aperitivi, vengono spesso utilizzati nei buffet e queste cose qua, perché sono molto belli anche da vedere, oltre che buoni da mangiare. Poi facciamo la toma classica in una pezzatura più grossa, che adesso qui non c'è perché è sotto in cantina, abbiamo fatte poche forme ancora in questa stagione. E facciamo anche il blu, che è una forma molto più grande, da quasi da 5 kg, e poi facciamo la caciotta, che invece è una pasta semicotta, e, il primo sale, la tuma grisa, che è questa qua che ha una muffetta particolare, un penicillium candidum, facciamo anche il brie e facciamo questo qua che noi abbiamo chiamato Insta Cheese, che è una forma quadrata, abbiamo dato una forma completamente diversa, e lo abbiamo fatto con il caglio vegetale anziché con il caglio di capretto di vitello, in questo modo anche per chi è vegetariano è più appetibile. Noi siamo anche fattoria sociale, quindi accogliamo ragazzi disabili a fare alcuni laboratori nell'orto e nella stalla con attività con gli animali, e da quest'orto i frutti della terra vengono utilizzati nel nostro agriturismo, che è aperto su appuntamento un paio di domeniche al mese. Trovano tutte le date sul sito internet www.lacascinassa.com oppure sulle pagine Facebook e Instagram, che sono sempre molto attive, e quindi è possibile venire a mangiare qui da noi, trascorrere la giornata qua nel verde della nostra azienda, visitare l'azienda, vedere gli animali e fare anche acquisti volendo all'interno della nostra bottega, che è aperta in genere solo il venerdì e il sabato, e quindi vi aspettiamo tutti nel nostro agriturismo.